la situazione religiosa nella Cina contemporanea ha una doppia faccia. Da una parte la Cina continua la persecuzione di tutte le religioni, sia quelle ufficiali sia quelle non ufficiali, perché ha paura che dalle religioni emerga una nuova coscienza della libertà e quindi cerca di sopprimere il più possibile le religioni o di tenerle controllate. E questo verso cattolici, protestanti, musulmani, taoisti, buddisti, non parliamo poi dei buddisti tibetani. Dall'altra parte invece i secoli di materialismo neoconfuciano e i 60 anni di comunismo e di materialismo comunista hanno portato invece in Cina una grande domanda religiosa, per cui attualmente in Cina c'è una grande persecuzione ma anche una grande rinascita religiosa. La Chiesa Cattolica soprattutto e la Chiesa Protestante sono quelle che le comunità che crescono di più, ci sono almeno 150.000 nuovi cattolici all'anno che vengono battezzati, adulti, e ci sono anche milioni di nuovi protestanti, di nuovi adepti protestanti ogni anno. Anche le altre religioni hanno questa rinascita. Questa cosa è sconvolgente per il partito, perché pensava di avere annientato o perlomeno diciamo così, evirato la religione, e invece la religione si ripresenta ancora tale quale. Proprio per questo il partito sta usando due modi per controllare le religioni. Da una parte personale religioso, diciamo così, con il cervello lavato dalla loro pubblicità. Dall'altra parte proprio arresti, uccisioni di monaci tibetani, a qualche volta anche di vescovi cattolici oppure di protestanti. E terza cosa, la promozione di alcuni elementi religiosi come il buddismo e il confucianesimo, che non è proprio una religione, ma comunque una filosofia morale, per diciamo così, insufflare da un certo spiritualismo, ma nello stesso tempo una obbedienza alle autorità.